Quello di Koop Miners è un super acquisto per la Juventus, su questo non ci sono dubbi, un acquisto che sposta gli equilibri e una Juventus che con lui fa un evidente salto di qualità. Ma dove giocherà Koop Miners? Siamo così sicuri dopo le ultime giornate che giocherà in quel ruolo lì, ossia alle spalle della punta? Oppure ci sono delle soluzioni alternative? E sì, perché quelle certezze che avevamo fino all'inizio del campionato, o meglio prima dell'inizio del campionato, stanno un po' svanendo con Ildiz che sicuramente giocava a sinistra, che invece abbiamo visto due partite da trequartista, con Dacalazuiz che dovesse essere sicuramente il perno, invece al suo posto ha giocato Locatelli, con Bangoulà che è una sorpresa a tutti gli effetti che ha giocato a sinistra, insomma ci sono tre soluzioni interessanti per vedere Koop Miners all'interno della Juve, tre posizioni diverse per Theo Koop Miners. Scopriamo tutto nel dettaglio qui su FCM New Sport. Io come sempre vi ricordo di essere sempre aggiornati in maniera costante e in maniera gratuita. Se vi vuoi iscrivervi al canale e lasciate like ai contenuti, andiamo alla notizia, perché Thiago Motta ci ha spiegato in queste due partite, ma in realtà in tutta la sua carriera, che moduli e ruoli sono veramente, diciamo, relativi. L'esempio lampante è Calafiori, terzino adattato poi a centrale. I ruoli non esistono nel suo tipo di calcio, esistono i compiti, esistono le posizioni da occupare, e possiamo dire lo stesso di fatto di Koop Miners, perché da quando è all'Atalanta è stato difficile identificarlo in un solo ruolo. Di fatto lui ai tempi della ZA Alkmaar, lui veniva dall'Olanda, la ZA Alkmaar, e lui faceva il centrale centrocampo classico, fisso, senza troppi giri di parole, senza troppe invenzioni e quant'altro. Addirittura si poteva anche dire di lui che poteva essere anche una sorta di mediano. Gasperini però ha visto subito in lui delle caratteristiche diverse, non da classico mediano, punto e basta. Ha visto in lui qualcosa di diverso ed ecco che quindi lo ha portato ad avere. Ha visto in lui un potenziale offensivo che in Olanda avevano visto, sì, perché segnava, ma fino a un certo punto. Allora lui cosa fa? Lo avanza di qualche metro, addirittura sulla zona dei tre quarti, e lo porta quest'anno a fare di fatto veramente tanti gol, ma in realtà i gol che ha fatto all'Atalanta sono tanti proprio in generale. Lui in 3 anni ha fatto 97 partite, stiamo parlando di Serie A, e ha fatto la bellezza di 26 gol e 10 assist. Sono numeri praticamente importantissimi. Ed è quella zona lì, quella del 10, quello della tre quarti, anche se lui di fatto non è un vero e un proprio 10. Tra lui e Ildiz, che dovrebbero essere entrambi usati in quella zona di campo lì, c'è un abisso se ci pensiamo, da un punto di vista proprio qualitativo, da un punto di vista proprio di caratteristiche, sono molto diversi. Lui ad oggi si dovrebbe piazzare lì. Il piano A, quello principale, è quello di un Koop Miners che si piazza alle spalle di Vlahovic, che fa da ultimo raccordo tra centrocampo e attacco. Ai suoi lati ci possono essere tante soluzioni. A sinistra, secondo me, ad oggi ci possono essere Ildiz, Bangoulà, o con Seisao messo a sinistra. A destra tu hai Nico Gonzalez, lo stesso con Seisao che può giocare a destra, sei ben messo. Sulla tre quarti hai Koop Miners e Ildiz che può fare il trequartista, ma hai anche Hadžić, non ce lo dimentichiamo. Poi c'è la situazione Sancho, ma ad oggi non è ufficiale, quindi consideriamo questa ancora un'opzione possibile, ma non fattibile attualmente, visto che non è ufficiale. Lui sarà utile per imbeccare Vlahovic, per creare gli spazi giusti, per sfruttare il suo tiro da fuori, per sfruttare la sua fisicità per allargare lo spazio per gli esterni. Insomma, di fatto il suo arrivo darà più spunto per Vlahovic, aprirà più spazio per gli esterni, porta Ildiz finalmente sulla sua posizione, perché Ildiz ha giocato come trequartista, ma vi dico la verità, a me non mi ha entusiasmato in quel ruolo là. Non perché non mi piaccia, ma perché semplicemente lo limita. Era limitato Ildiz in queste due prime partite da trequartista. Molto meglio da esterno sinistro. Attenzione però, perché c'è un piano C. Il piano C è la Juventus in certe partite si potrebbe posizionare con un classico 4-3-3. 4-3-3 che sarebbe la zona di campo che andrà a ricoprire ai tempi ai tempi della Z. Addirittura in questo 4-3 lui potrebbe agire da mezzala destra. E sarebbe quella mezzala destra di inserimento che la Juventus ha di fatto cercato per anni, veramente per anni, con Bangoulà
Kalasuvic che potrebbe agire sulla sinistra e con Thuram potrebbe agire da mediano davanti alla difesa o Locatelli al suo posto. Kupanias ha tutte le qualità per giocare in quella posizione di campo lì. Ha inserimento, ha cattiveria calcistica, ha qualità tecniche, recupera pallone. È un recupera palloni lui anche, non ce lo dimentichiamo questo. Lui nasce nella sua carriera, proprio nasce all'inizio come centrocampista, o meglio, come difensore centrale. Quindi è uno che sa fare davvero tutto. E in certe partite, ai tempi dell'Atalanta, anche Gasperini lo abbassava. In alcune partite, quando c'era da difendere. Quando c'era da difendere il risultato, quando c'era da difendere perché la squadra è in difficoltà, quando magari era uno in meno, Kupaner si abbassava molto. Non era più il trequartista là che gigioneggiava dietro la punta. No, no, no. Lui quando c'era da difendere, difendeva e come. E quindi o trequartista alle spalle della punta o 4-3-3 e lui potrebbe benissimo giocare nel ruolo di mezzala destra. Attenzione però perché Kupan sa un terzo possibile ruolo, che secondo me è meno probabile, ma ancora fattibile, ossia il mediano davanti alla difesa. Perché? Perché anche in quella posizione di campo lì, lui ci ha giocato per esempio in Olanda, nella nazionale olandese, lì dove c'è questo 4-2-3-1, ma lui alle volte viene utilizzato come mediano davanti alla difesa, per fare schermo. Di fatto lui ha giocato nell'Olanda con De Jong in quella posizione di campo lì, davanti alla difesa. Alle volte ha giocato all'Atalanta in quella zona di campo lì insieme a De Roon, con magari il Pasalic che giocava più avanzato, con il Miranchuk. Quando c'era da difendere magari lui si metteva un po' più basso e Pasalic era un po' più avanzato. Secondo me lo vedremo pochi in quella posizione di campo lì perché però girerà, quindi a volte anche all'interno della partita potresti anche vederlo. Potrebbe anche ogni tanto alternarsi lui con Douglas Luiz, cioè lui fare quello più basso e Douglas Luiz che più di una volta ha detto ai microfoni di vari emittenti: io mi metto dove volete Acomotta, ma mi piace stare a supporto delle punte. Quindi ogni tanto ci potrebbe stare un cambio. Ogni tanto potrebbe giocare delle punte Yildiz. Ogni tanto ci potrebbe essere spazio per Hadžić e Kupaner si abbassa. Quindi la terza opzione, quella di un Kupaner da schermo alla difesa, davanti alla difesa con un centrocampo a due, è un'idea che non è da scartare. Queste sono le tre posizioni di campo dove potrebbe giocare Kupaners. Ora però voglio sapere la vostra. Ora voglio sapere assolutamente cosa pensate voi e dove dovrebbe posizionarsi meglio Kupaners. Se come trequartista, piano A, se come mezzala destra, piano B in un 4-3-3, se in un 4-2-3-1 davanti alla difesa come mediano a schermo della difesa. Ditemi la vostra, parliamone. La posizione di Kupaners sarà un bel punto interrogativo, anche se a mio avviso ad oggi vince l'opzione numero A, però con questo Thiago Motta così imprevedibile, nulla è scontato.